In Italia il percorso normativo di revisione del titolo V della Costituzione prevede la trasformazione della provincia di Napoli in città metropolitana, che raggrupperà in una nuova forma di governo l'attuale ente e tutti i comuni del territorio provinciale. Nel percorso di avvicinamento ad una riforma attesa da anni, la provincia di Napoli, in collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri di Napoli, l'Ordine degli Architetti di Napoli, la Fondazione Internazionale per gli Studi Superiori di Architettura, l'Università Sor Orsola Benincasa e il Sabato delle Idee, ha organizzato un ciclo di incontri sulle migliori esperienze maturate in Europa in materia di aree metropolitane rappresentative di realtà diverse tra di loro e di grande valore, quali Torino, Venezia, Copenaghen e Berlino. Obiettivo dell'iniziativa è quello di avviare un confronto e giungere ad orientamenti condivisi su vari aspetti delle complesse tematiche da osservare. Il primo appuntamento per discutere del caso Torino, illustrato dall'architetto Franco Corsico, si è svolto oggi presso la sala consiliare del complesso monumentale di Santa Maria la Nova. L'esperienza di Torino è una lunga esperienza, ormai quasi ventennale, di interventi di trasformazione territoriale. Formalmente non si possono ricondurre da un'autorità di governo metropolitano, perché pur essendoci stati molti tentativi anche di delimitazione di area, di istituzione di conferenze per costituire il governo metropolitano, ad oggi siamo ancora ferme da questo punto di vista. Quali secondo lei le grosse difficoltà che si incontreranno? Ma si incontreranno delle grosse difficoltà innanzitutto secondo me perché non è chiaro il concetto di contesto metropolitano sul quale si vuole operare. Ci sono diverse concezioni e diverse definizioni di città e area metropolitana. Se non si fa chiarezza sui problemi che si vogliono affrontare e quindi come ci si deve organizzare per affrontarli meglio, credo che sarà difficile fare il cammino inverso, partire dalla definizione istituzionale e amministrativa e poi dire di quali problemi ci occupiamo. È più importante secondo lei la delimitazione dei confini o l'elezione? Ma la delimitazione dei confini non può che essere una delimitazione tra virgolette arbitraria, perché funziona dei problemi che si devono affrontare e di come li si affronta. Per quanto riguarda l'elezione diretta, io credo che è un principio, è una questione di metodo e credo che il coinvolgimento diretto dei cittadini può sempre aiutare nel raggiungere gli obiettivi finali. Una situazione di rappresentanza intermedia, ciò a cui si risponde è l'ente che ti ha delegato, all'ente e non ai cittadini. Secondo me fa sempre bene pensare che si deve rispondere ai cittadini. Sono intervenuti il Presidente della Provincia di Napoli, Antonio Pentangelo, il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, Luigi Vinci, il Presidente della Fondazione Internazionale Studi Superiori di Architettura, Umberto Siola, il rettore dell'Università Sor Orsola Benincasa, professor Lucio D'Alessandro, in rappresentanza dell'Ordine degli Architetti, l'architetto Vincenzo Meo e il presidente dell'Accademia di Belle Arti di Napoli, Sergio Sciarelli. Il presidente Pentangelo, dopo il saluto rivolto ai partecipanti, ha sottolineato l'importanza di un ordinamento certo che dica qual è la strada da percorrere per realizzare questa riforma. Siamo davanti a un bivio, il nostro è un obbligo, da troppi anni i nostri cittadini della nostra area sentono parlare di area metropolitana, c'è bisogno che si concretizzi il tutto, è entrato nelle coscienze delle persone questa nuova realtà, ora siamo noi a doverla riempire di contenuti, a doverla perimetrare come area. E sembra che voglia corrispondere con quelli della provincia di Napoli, riempirla di contenuti con le deleghe precise di quelle che saranno i compiti di questa area metropolitana e anche, perché no, di contenuti economici. Oggi abbiamo voluto questo incontro fortemente perché abbiamo un governo che è partito e che ci auguriamo che riguardo alle province mediti, rifletta e decida bene. Noi siamo aperti a qualsiasi decisione, l'importante è che siano decisioni non immediate, veloci, fatte sull'onda delle emotività, ma decisioni meditate bene. Riflettuto su tutto questo, ben venga l'area metropolitana e ben venga anche un sistema condiviso qui a Napoli, devo dare atto anche dal sindaco De Magistris, con il quale condividiamo la responsabilità di lo stabilire le regole con le quali la città metropolitana dovrà essere retta e con il quale abbiamo condiviso l'idea di un'elezione diretta di colui che guiderà l'area metropolitana. Siamo un po' tutti stanchi e stufi di nomine che vengano da organismi statici, fermi nelle aule dei consigli comunali, vorremmo che sia l'ampia rappresentazione popolare a dire chi dovrà guidare questo ente. Il presidente Sciarelli, nel suo intervento, si è soffermato sulla necessità che si smetta di navigare a vista, senza una strategia. Il Sabato delle Idee ha verificato che nel nostro territorio esistono un insieme di progetti che potrebbero cambiare il volto della città con una potenzialità di sviluppo enorme, mentre va registrata una paralisi totale ed inspiegabile. Mi auguro che questa iniziativa, fortemente voluta dalla provincia di Napoli,
possa produrre una spinta propulsiva che induca a parlare di cose fatte e non solo dette. Sì, sono iniziative che abbiamo fatto con d'accordo col Presidente della Provincia insieme alla dottoressa Monda e al professore Siola per portare qui iniziative che sono già di grande valore in Europa e quindi pensiamo questo modo di poter far partire qualcosa di importante come la città metropolitana vista in un'ottica nuova, come Smart City. Noi, la nostra proposta è questa, partire in una maniera completamente diversa da quello a cui magari si pensa. Altre città nel mondo stanno partendo così, sono già partite iniziative importanti, Barcellona fa parte già di questo, noi pensiamo di essere sicuramente in grado di poter applicare qui tutto ciò che di buono esiste adesso per il futuro delle città, così come abbiamo visto anche nel World Urban Forum. La scadenza del 14 è ormai alle porte, bisogna fare un grosso lavoro politico per arrivare a un punto di coagulo delle varie posizioni per il 2014 e in più c'è il pericolo che in questa attenzione politica dovuta venga meno un'attenzione per le questioni tecniche nelle aree metropolitane che sono invece questioni molto corpose, come ci dirà anche oggi il professor Corsico. Queste iniziative tendono a questo, cioè noi tendono soltanto a dimostrare attraverso l'esperienza fatta nelle altre città come i contenuti tecnici di questa materia sono molto forti e quindi è opportuno che noi avviamo a Napoli anche un dialogo e una discussione su queste questioni. Lei, oltre che essere un tecnico, è un grande conoscitore della realtà napoletana. Quali le differenze tra Napoli e Torino nello specifico? Beh, credo che Torino abbia avuto negli ultimi 20 anni delle grandi esperienze amministrative e ha saputo cogliere attraverso sindaci come Castellano, come Chiamparino, ha saputo cogliere in fondo tutte le esperienze dovute ai grandi eventi. Torino, per come Torino ha utilizzato l'occasione delle Olimpiadi invernali, è una lezione di amministrazione, di pubblica amministrazione, e di questo noi dobbiamo tener conto. Nessuna polemica contro i grandi eventi, ma una capacità di utilizzare i grandi eventi per trasformare la città. Per far questo ci vuole un progetto. Bisogna avere un progetto che sia pronto quando arrivano i grandi eventi, in modo che i grandi eventi realizzano parte di un progetto. Finora a Napoli questo non è capitato. Professore D'Alessandro, qual è il contributo che l'Istituto Sororso Labini in Casa vuole dare in questa nascente città metropolitana o area metropolitana che dirsi voi? Guardi, il nostro è un contributo di studio, un contributo di riflessione, un contributo di presenza. Noi abbiamo stretto da tempo con la provincia di Napoli una convenzione per lo studio, diciamo, di tutti i temi, non solo quelli di natura giuridica che sono curati dal professor Sandulli e dal professor Marotta, ma anche quelli di natura sociologica, di natura antropologica che possono riguardare la nascita di questa nuova struttura. Il problema è come modernizzare il nostro territorio, come fare entrare nel nostro territorio nuove logiche di organizzazione, nuove logiche anche di governo. Noi abbiamo condotto una ricerca, un'altra ricerca, questa finanziata dall'Unione Europea, sul funzionamento delle grandi strutture politiche in aree come le nostre, e abbiamo addirittura messo a punto un software che metteremo a disposizione della futura provincia che va proprio in questa direzione. Insomma, una università presente sul territorio, che sente il territorio come proprio, che lo vive come proprio, ne vive drammaticamente i problemi e ne coltiva le speranze e i progetti, che si mette a disposizione delle istituzioni, devo dire una convenzione senza risorse come spesso capita oggi, ma felice di poterci essere. Credo che il punto importante è quello di affrontare la delimitazione di questa città metropolitana. Negli anni 90 si parlava di 3 ipotesi. Oggi mi pare che l'ipotesi prevalente è quella di far coincidere la città metropolitana con la provincia di Napoli. Io qui che rappresento l'ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti di Napoli e provincia, voglio dire che proprio la settimana scorsa abbiamo insediato una commissione, anzi una consulta urbanistica,
che si occuperà anche di questo problema e dei problemi relativi alla città di Napoli, per poi concludere il tutto in una grande manifestazione nazionale che si farà il 6 giugno con la partecipazione del nostro Presidente nazionale dell'Ordine degli Architetti, e dove daremo il nostro concreto contributo per questa risoluzione di problemi. Credo che non dobbiamo correre nell'errore di pensare che il problema della città metropolitana si risolve solo per chi dovrà fare il sindaco, non è questo. Diciamo che le potenzialità territoriali dell'intera provincia di Napoli sono diverse e diversificate fra di loro, per cui bisogna rendersi conto delle vocazioni, delle situazioni generali. In tutto questo non dobbiamo trascurare quello che è il problema della mobilità. Oggi noi, la città di Napoli è investita da dalla grande attività della linea veloce, a Fragola ugualmente, ci sono altre potenzialità nel campo dei trasporti, bisogna coordinare un poco il tutto. Chiaramente le 10 città più importanti italiane dovranno mantenere una propria autonomia per quanto riguarda il territorio, lo sviluppo del territorio, che è fondamentale, perché alcune città oggettivamente non sono città, ma sono proprio aree metropolitane in sé, cioè lo sono già, non c'è bisogno di darle anche il termine area metropolitana. Basta immaginare Napoli, per esempio. Napoli è un'area che non si può non definire area metropolitana. Ogni paese è attaccato all'altro paese e non si capisce dove finisce uno, dove inizia l'altro, e chiaramente tutto ciò che riguarda lo sviluppo del territorio, dal lavoro ai trasporti, ai servizi sociali, come si fa a definire il limite di dove finisce il servizio di un comune e dove inizia quello dell'altro? È logico che deve essere un'area metropolitana, ma è logico anche proprio nell'interesse dei cittadini, oggettivamente. Quindi io credo che effettivamente il futuro è l'area metropolitana. Napoli lo è già, bisogna soltanto formalizzarla da un punto di vista tecnico, e non si può certamente ipotizzare che quest'area metropolitana sia un'area, come dire, ecco, detta di secondo livello, cioè con consiglieri nominati cioè la legge attuale, che è veramente ridicola oggettivamente. È chiaro che un ente di queste dimensioni e di questa importanza deve avere una sua autonomia, assolutamente, deve essere assolutamente eletta a suffragio universale dal popolo, cioè un'assemblea, non si può pensare di nominarla dall'alto, poi diciamo i politici nominati, e questo sarebbe il caso proprio ancora più eclatante. Quindi è chiaro che deve essere un ente di primo livello, con consiglieri eletti dal popolo a suffragio universale, con un presidente o un sindaco che dir si voglia è eletto a suffragio universale dai cittadini, e che quindi possa gestire quello che è, ripeto, tutti i servizi essenziali dei cittadini, che altrimenti andrebbero certamente a morire. La nostra è un'idea di città metropolitana di livello europeo, come la grande Londra, che abbia quindi come obiettivo principale il riassetto delle istituzioni e delle autonomie locali, che abbia la sua radice nel suffragio universale diretto, perché noi crediamo che la forma più ampia di democrazia sia l'elezione diretta da parte dei cittadini, e che abbia funzioni, competenze e un'organizzazione tale da poter consentire alla futura città metropolitana di essere l'ordine e di essere l'ente sovracomunale che indirizza e governa i processi, peraltro, di una provincia come quella di Napoli, che insieme alla provincia di Napoli rappresenta forse l'esempio più fulgido, più chiaro e più anche reale di area metropolitana, e questo sia dal punto di vista urbanistico, sia dal punto di vista logistico, sia dal punto di vista della viabilità. Noi crediamo e speriamo che la trasformazione in città metropolitana non sia un passaggio fisiologico, ma rappresenti un punto di svolta nella gestione degli enti locali.